Ben ritrovati a tutti amici, nuovo video sul canale YouTube dei Big 3. Io sono il Tore, come saprete perfettamente oggi gran giorno, giorno di attesa in buona sostanza, di hype per l'avvio della stagione 2022-2023. Questa notte la NBA riparte, sono a programma le prime due partite, sicuramente interessanti, con quattro squadre che hanno la loro bella storia estiva dietro, per le quali insomma ha senso, giusto per ingannare un po' l'attesa per il tip-off, andare un attimino a valutare, ricontrollare, fare il riassuntino della situazione e prepararci così a questo scoppiettante avvio della regular season 2022-2023. Prima di iniziare con questo video preparativo, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e attivate la solita campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Sigla! E allora partiamo con la sfida della Eastern Conference, quella prevista alle 1:30 italiane, quella che vedrà i vice campioni NBA dei Boston Celtics affrontare i Philadelphia 76ers. Partiamo dall'estate di Boston, un'estate che era partita piuttosto bene, con buone operazioni di mercato, particolarmente mirate per risolvere quelli che erano apparsi come problemi evidenti durante la run playoff dei Celtics dello scorso anno, una run playoff di estremo successo, vista che si è conclusa ad appena due vittorie dal titolo. E quindi dentro Malcolm Brogdon come point guard, presumibilmente da second unit, ma in grado di poter aiutare la squadra quando è necessario impostare la manovra in un modo più ragionato e meno conseguenziale all'ingresso dei giochi offensivi dalla transizione, come accadeva lo scorso anno, nelle migliori delle ipotesi, e poi dentro un Danilo Gallinari che avrebbe dovuto portare punti facili ed esperienza sempre dalla panchina. Come saprete, per Danilo la stagione è finita molto prima del fischio d'inizio, perché si è infortunato in preparazione a Eurobasket 2022. Al suo posto è arrivato Blake Griffin, che non è esattamente la sua controfigura, ma che servirà ai Celtics, soprattutto nei primi mesi, per poter funzionare da backup qualora decidessero di iniziare le partite con un quintetto più pesante. Questo perché? Perché Robert Williams, aka Time Lord, sarà fuori per i primi mesi di regular season. Il quintetto small con Al Horford a 5 è quello più papabile per iniziare e per finire le partite, però potrebbero esserci momenti in cui magari è necessario più peso, magari è necessario partire con Grant Williams ad affiancare Al Horford, ed allora un Blake Griffin come primo cambio dei lunghi può essere comunque utile, perché ancora in grado, seppur per pochi minuti, di sopportare contatti con altri big men e contemporaneamente in attacco di poter aprire il campo qualche volta. Sappiamo perfettamente che coach Ime Udoka non ci sarà in questa stagione, è momentaneamente sospeso per un anno, al suo posto per il secondo anno consecutivo un coach esordiente sulla panchina dei Celtics, è toccato all'assistant coach Joe Mazzulla, già assistant a Boston per Brad Stevens e lo scorso anno per coach Ime Udoka. A lui l'onere e l'onore di riportare i Celtics laddove la stagione dello scorso anno li ha visti arrivare senza poter festeggiare alla fine, e cioè alle NBA Finals. Non sarà facilissimo, però effettivamente la squadra dei Celtics, con tutti i problemi circostanti, appare comunque migliore di quella che abbiamo visto chiudere da sconfitti la scorsa stagione. Per quel che riguarda invece i Philadelphia 76ers, siamo al primo vero anno con il connubio James Harden più Joel Embiid ad iniziare e a provare a portare la squadra della città dell'amore fraterno di nuovo alle NBA Finals dopo sostanzialmente una vita. Il fatto che entrambi abbiano avuto un po' più di tempo rispetto alla scorsa stagione per potersi provare, per potersi affiatare principalmente in campo, non può che essere un vantaggio. Ma contemporaneamente per coach Doc Rivers sono arrivati tre innesti principali nell'estate che non fanno altro che allungare il roster e migliorare le disponibilità sul suo eventuale scacchiere tattico, perché come saprete è arrivato D'Anthony Melton, è arrivato
Montrezl Harrell, la funzionare evidentemente come backup per Joel Embiid, e poi un mister utilità come PJ Tucker, utilissimo seppur un po' avanti con l'età, però comunque ancora in grado di poter dir la sua in entrambe le metà campo, particolarmente granitico in quella offensiva. Quindi i Sixers in questa stagione appaiono nettamente più lunghi rispetto a come apparissero la scorsa, probabilmente permettono a giocatori un attimino più in crisi lo scorso anno come Matisse Thybulle o volendo anche Tobias Harris di potersi concentrare su quei lati del gioco che gli riescono meglio. Nella fattispecie Tobias Harris non può che essere la terza barra quarta opzione offensiva, che comunque deve dar garanzia in certi momenti di gara, ma senza sentirsi la responsabilità di dover dar di più, anche se il contratto di cui è tenutario lascerebbe intendere che deve darti più, però lasciamo perdere, l'importante è che sia funzionale ad un eventuale successo. Lo stesso vale per un Matisse Thybulle, al quale si può chiedere tanto nella metà campo difensiva, mentre in quella offensiva è necessario migliorare, ma non è così necessario come lo era lo scorso anno prendersi delle responsabilità che non si possono, per così dire, esaudire. Attesissimo il terzo anno di Tyrese Maxey, che presumibilmente sarà, almeno adesso, può apparire in corsa per il premio di Most Improved Player della stagione, e che è già di fatto la terza opzione offensiva di questa squadra, che comunque, ripeto, dipenderà tanto dallo stato di forma di James Harden, dalla salute di Joel Embiid e soprattutto dal fatto che se entrambi, a mio avviso, saranno in grado di giocare al meglio del loro potenziale l'uno con l'altro, questi non hanno limiti se non le NBA Finals, e poi sappiamo che quando si arriva lì, insomma, ci si gioca. Quindi Sixers e Celtics, due squadre che si incontrano nella opening night, che potrebbero anche scontrarsi nelle finali di conference tra qualche mese, e che comunque hanno più o meno entrambe le stesse mire, che sono poi, di fatto, un trofeo, il Larry O'Brien Trophy. Ben più complicata a livello di contorno e a livello di clima, presumibilmente, la sfida della Western Conference in questa opening night, quella prevista alle 4 di notte italiana, quella che vedrà al Chase Center di San Francisco i campioni NBA dei Golden State Warriors contro i cari vecchi Los Angeles Lakers, che non possono mai mancare in una opening night, soprattutto da quando c'è LeBron James in squadra. Sappiamo perfettamente che per LeBron James questa è una stagione interessante e molto attesa, perché sarà presumibilmente quella in cui supererà Kareem Abdul-Jabbar per il record totale di punti realizzati nella storia della Lega a livello di regular season, ma non è questo il punto. Il mercato estivo dei Lakers è stato piuttosto deludente, perché non si sono trovate soluzioni a quello che è stato venduto come il problema della scorsa stagione, cioè Russell Westbrook, il caprio espiatorio dei fallimenti dei Lakers dello scorso anno, a mio avviso anche un titolo datogli in maniera piuttosto ingiusta. Westbrook è ancora a Los Angeles, si è continuato a parlare di ipotetiche trade che lo riguardassero anche durante la pre-season, di fatto si è infortunato nella ultima gara proprio di pre-season, tra l'altro la prima in cui il neo coach Darwin Ham aveva provato a farlo entrare con la second unit, quindi direttamente dalla panchina. Tante dietrologie anche sul suo presunto infortunio, di fatto è rivalutato giorno per giorno e non sappiamo al momento se giocherà questa notte contro i Warriors. Il problema però è che il valore di mercato di Westbrook dopo la scorsa stagione è nettamente calato, il valzer di voci che lo ha visto dentro, fuori Los Angeles più volte negli ultimi mesi non gli ha fatto sicuramente bene, e direi che l'organizzazione Lakers ha tante responsabilità per aver macchiato nettamente quella che è stata comunque una carriera da Hall of Famer, che purtroppo scegliendosi con i Lakers la scorsa stagione ha dato il là ad una circostanza da fit inesistente con LeBron e con lo stile di gioco che era di Vogel lo scorso anno, per i quali, insomma, in un modo o nell'altro la stagione è andata male, e quella di Westbrook è andata presumibilmente peggio, perché è un po' diventato suo malgrado la barzelletta della Lega. Detto questo, l'estate dei Lakers si è basata sullo svecchiamento del roster, a livello di mercato non grandissimi colpi, se non bene o male giocatori di sistema più giovani rispetto a quelli che dovevano rappresentare il contorno a James e Anthony Davis lo scorso anno.
tutto passa dalla salute di Anthony Davis, tanto passerà da principalmente capire chi tira in questa squadra, perché non ci sono grandissimi tiratori a roster e questo è abbastanza un crimine, perché comunque nelle squadre con LeBron James bisognerebbe fare in modo che attorno a James ci fossero tiratori in grado di metterla. In questo caso, se guardiamo al roster dei Lakers, ne troviamo veramente pochi, se non nessuno, se non Cole Swider, che comunque è un rookie e presumibilmente non vedrà neanche il campo. Dennis Schröder, grande ritorno di mercato, ha ritardato il suo rientro dall'Europa apparentemente per problemi di visto. Adesso si dice che abbia un problema ad un dito della mano che lo terrà fuori momentaneamente a tempo indeterminato, quindi si rischia un po' una situazione alla Kendrick Nunn dello scorso anno, mai visto alla fine della fiera, rivisto adesso in preseason neanche troppo male, potrebbe essere un valore aggiunto. La verità è che i Lakers, visti così, non dovrebbero far paura a nessuno, però se Anthony Davis sta bene e se le nuove idee tattiche portate da coach Darwin M si dimostreranno funzionali, se abbiamo visto qualche gara di preseason vediamo una scelta di spaziature nella manovra offensiva ben differente, dei tipi di rotazione un attimino diverse anche a livello difensivo, tutto da vedere quello che M può dare a Los Angeles, tutto da capire quello che il roster a sua disposizione può dare al coach, quantomeno per fare in modo che la stagione che sta per iniziare appaia meno fallimentare di quella appena conclusa, dove i Lakers, come vi ricorderete ovviamente, non hanno neanche fatto il play-in. E chiudiamo con un piccolo focus riguardante i Golden State Warriors, i campioni in carica, coloro che riceveranno finalmente l'anello nella cerimonia precedente alla partita, una cerimonia alla quale parteciperà Draymond Green. Conosciamo tutti la storia del pugno rifilato in allenamento a Jordan Poole, per il quale Draymond Green si è autosospeso per un periodo dalla squadra. I Golden State Warriors hanno scelto di non infliggergli reali sospensioni e quindi di permettergli di poter essere in campo domani notte, anzi stanotte, e di poter ricevere il suo anello come atto di gratitudine per quel che Green ha dato in questi anni e per quanto ha contribuito anche alla vittoria del quarto titolo della dinastia Warriors. La verità però è che c'è tanta discussione attorno ai rinnovi contrattuali. Nel frattempo Poole ha rinnovato per una discreta cifra con la squadra, lo stesso ha fatto più o meno in contemporanea a livello di uscita di notizie Andrew Wiggins. A questo punto, per quanto Draymond Green la prossima stagione abbia una player option, ma si troverà a dover decidere di esercitarla in un contesto in cui gli Warriors presumibilmente si troveranno davanti anche al rinnovo di Klay Thompson, è molto probabile che queste dinamiche, oltre al contraccolpo relativo al pugno in allenamento, possano creare delle rotture difficili da sanare a livello di spogliatoio, e questo potrebbe minare gli equilibri di una squadra che altrimenti partiva, a mio avviso, favorita anche per questa stagione, non fosse altro che per l'esperienza e non fosse altro che per quella batteria di giovani formata principalmente da Poole, di cui abbiamo già parlato, ma anche da Jonathan Kuminga, Moses Moody e il rientrante James Wiseman, che dovrebbe rappresentare la ricostruzione senza aver, per così dire, fatto saltare in aria o fatto implodere ancor meglio il palazzo. Nel senso, i Warriors, anche spendendo tanto e andando in luxury per cifre, non voglio dire record, comunque belle e onerose, stanno provando nel difficile tentativo di riuscire a mantenersi vincenti, svecchiando la squadra ed inserendo al suo interno giovani probabilmente ancora acerbi, ma che quest'anno, viste anche le partenze rispetto ai giocatori chiave della scorsa stagione come Gary Payton II e Otto Porter Jr., dovrebbero avere la possibilità di maturare ancora, toccando ancora di più il campo e facendosi le ossa in quella che comunque anche per loro dovrebbe essere una stagione che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe concludersi con il nuovo Larry O'Brien Trophy da alzare al cielo. Vedremo quel che succederà, è ancora prestissimo per far previsioni, però sapete che in questo momento le fanno più o meno tutti.
Noi non ci resta altro che sederci comodi, aspettare questa le ore che ci distanziano da questa opening night, godersi lo show e poi insomma buona NBA a tutti. Avremo modo di riparlarne qui con i video sul canale YouTube dei Big 3, con le nostre live e con tutti quegli approfondimenti che, se ci seguite, sapete perfettamente che troverete in questo spazio. Se invece non ci seguite, iniziate a farlo, perché è, diciamo, il momento giusto. Al prossimo video, ragazzi.